Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Prima di iniziare questo episodio della carriera vi fermo subito. Voglio provare un esperimento, voglio provare a portare due episodi della carriera alla settimana. Ma come Vulis, già non ce ne porti uno, vuoi portarne addirittura due? Ma sei pazzo, sei rincitrullito, ti sei bevuto il cervello. Questi saranno presa poco i commenti che mi scrivete qui sotto. Fatemi spiegare, ho fatto una scelta ponderata e credo di essere arrivato a una conclusione logica. Ve lo dico sinceramente, la carriera è, oltre ad essere la serie più di successo del mio canale, anche la mia preferita, quella che mi diverte di più. In tanti mi avete detto che la carriera mi trasforma, mi fa entrare all'interno del gioco, mi fa entrare all'interno della partita e questo mi fa molto piacere. Io non vedo l'ora di giocare queste partite, di giocare questi episodi, di andare avanti all'interno di questa storia che abbiamo costruito in due stagioni. Però è lunghissimo, veramente è lunghissimo. Parlo ovviamente dell'editing. Per fare un video della carriera mi ci vogliono almeno un paio d'ore di editing. I file sono di una quarantina di minuti, a volte anche più lunghi, e quindi tutte le volte che devo andare a fare un taglio, un taglio, un taglio, un effetto, un taglio, un taglio, un effetto, a mettere la musica, un taglio, un effetto, devo dire che preferirei spararmi. E allora ecco qui l'idea geniale. Due episodi di carriera alla settimana contenenti ognuno un episodio. Questo perché mi permetterebbe di prendermi un giorno solamente per un episodio con una sola partita e un altro giorno un solo episodio con un'altra sola partita. Secondo me potrebbe funzionare e quindi voglio fare questo esperimento. Inoltre ci sono anche tanti pro. Saluterò ben due persone alla settimana su Instagram e le partite le potrò fare più lunghe a livello di tempo reale. Così magari qualche gol in più lo faccio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'idea vi piace, se volete ben due episodi della carriera. Intanto per questa settimana faremo assolutamente così. Come al solito passate in iscrizione tutti i link dei canali dei Braille, se iscrivetevi dovunque, anche da Giorgio che questa settimana mi sento particolarmente buono, iscrivetevi anche da The Giant. Sempre in iscrizione troverete anche tutti i link ai miei social network, seguitemi dovunque, specialmente su Facebook e su Instagram. L'ultimo like su Instagram è di 123 Coblock, un nome un po' strano. Quindi ciao 123, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Hi guys, sono Furish e bentornati in un nuovo video della carriera sempre più bella, sempre più interessante. Meno 3 dall'Inter, meno 1 dal Milan, ci siamo, siamo in corsa per tutto, possiamo prendere lo scudetto. Oggi però giochiamo contro la Juventus che, ahimè, non è nella classifica. La Juve è ottava dopo la Roma e prima della Fiorentina. Incredibile. Ma non devo lasciarmi prendere dai sentimenti del mio cuore, devo andare a giocare, devo andare a vincere, quello devo fare per la città di Sampdoria. Yevdai, Bellerin e Nyuguri sono un po' stanchi, ma devo puntare su di loro per forza di cose. C'è Dybala che la viene a prendere molto bassa, fa ripartire il gioco. Bellerin, serve Dybala. Che può impostare, chiama in causa Fernando, che chiama in causa a sua volta Vasco Regini. Ancora Fernando, è partito Dybala, ecco, la viene a prendere nella tre quarti campo, la sua posizione preferita. Quadrado recupera un bel pallone, serve Dybala, attenzione Dybala, salta molto bene il difensore centrale. Dybala vuole allargare tutto su Eze, che può correre, può appoggiarsi a Fernando. Fernando, la palla ancora lì, Bonucci. Zaza sull'esterno, Zaza può andare, Zaza ancora lui, attenzione che Mancino rientra, vuole andare in area, Zaza il tiro, scuffetto. È partito Quadrado, vuole accelerare, mamma mia sulla Samoa, come è impennato, come è andato via veloce. Dybala ancora lui. Lui contro chi era? Era il 21, non era Dybala, perché ce l'ho io. Palla recuperata, attenzione Higuain, il break centrale, va Higuain, Bonucci lo contiene, appoggia Yese a Fernando, molto bene Fernando, vuol far partire l'azione. Dybala, attenzione c'è Vasco Regini, dentro per Nyuguri, Nyuguri adesso dopo Higuain è l'uomo più avanzato. Higuain la stoppa molto bene, Higuain la palla la tiene lì, allarga il gioco dentro per Dybala. Dybala può andare, Dybala può fare quello che vuole, Dybala può allargare su Quadrado, non ci sono riuscito. Bellerin vai, spingi che sei il più veloce del mondo dopo Quadrado. Bellerin e Quadrado sulla stessa fascia, non riesco mai ad andarmi in velocità. Fernando, attenzione, si è inserito Vasco Regini, è pericoloso Vasco Regini, vuole andare sul fondo, vuole crossarla. Regini prova a metterla, che palla di merda. Dybala ancora lui dentro per Nyuguri, attenzione c'è Higuain che prova il taglio, prova a servire Nyuguri, che brutta palla però, perché può arrivarci il portiere, ecco qua Rubinho. Nyuguri con la testa, neanche a dirlo, sempre sue, sono sempre sue. Dybala vede il taglio di Quadrado, mamma mia come lo serve Quadrado in velocità, può andare sul fondo. Quadrado la stoppa, la mette per il pipite Higuain che non ci arriva. Il break di Vasco Regini a centrocampo, va a cercare Quadrado, c'è Alaba, la copertura, ma Quadrado può insistere, anzi no, è Samoa. Quadrado però non lo molla, Quadrado la vuole tenere, la recupera Quadrado, serve Hector Bellerin che va dentro da Vasco Regini che non si sa perché sia lì, all'interno per Dybala c'è Higuain, attenzione Higuain aspetta il rimorchio di Quadrado, poi lo serve in velocità dentro, Quadrado la tiene, Quadrado sul fondo, prova il cross, sarà calcio d'angolo. Queste sono le giocate che voglio vedere in velocità, cambio campo. C'è Bellerin, la stoppa Bellerin, il tiro da fuori di Bellerin, la palla che si impenna, sarà ancora calcio d'angolo. Quadua Samoa la mette molto bene per Zaza, scuffet, mamma mia se sei forte. Higuain dentro per Fernando, attenzione Fernando adesso giostra il gioco offensivo e poi la perde, gliela porta via ancora una volta la porta. C'è Dybala, attenzione adesso vuole andare lui, vuole andare Dybala contro tutti, Bonucci gliela sporca. Primo tempo 0-0, nessuna occasione grande.
Dybala vede il taglio di Eze, prova a servirlo, lo copre bene, molto bene Maurizio Isla. Attenzione, questa è l'occasione giusta. C'è Dybala, può andare, può allungarsi su Bonucci. Bonucci, ragazzi, non si ferma mai. Un rimpallo però ci favorisce. Eze lo brucia. Eze entra in area, ancora una volta Isla, ma non può essere così forte Isla. Dybala dentro per Higuain, attenzione, c'è Higuain. Vede il taglio di Dybala, prova a servirlo, invece c'è Eze che entra in faccia a Rubinho. Attenzione, c'è Fernando. Fernando ha visto Eze, mamma mia che palla di Fernando per Eze. Sta tornando Fernando ad alti livelli. Eze, Eze in area. Eze, il tiro di Eze, la parata di Rubinho, il colpo di testa di Paolo Dybala, ancora una volta segna Dybala contro la Juventus, ci porta in vantaggio. Ma che cosa ha fatto Fernando? Che cosa ha fatto Eze? Che cosa ha fatto Dybala? I nostri tre top player, mamma mia che bello passaggione di Fernando per Eze che li brucia tutti. Entra in area, prova il tiro, gran parata di Rubinho e poi la palla rimane lì. Dybala la insacca. Dybala non può sbagliare, sempre lui, il nostro Maradona. 1-0, 1-0, ci crediamo. Nyuguri dentro per Higuain, attenzione Higuain, adesso parte dove era partito Eze. Ancora Higuain, li può bruciare tutti, non ce la fa. Eze ancora campo libero, si è bruciato lì Steiner, deve uscire Bonucci, adesso Eze può andare dentro da Dybala, che perché non c'è andato? Quadrado, c'è Quadrado da solo, attenzione perché Higuain incrocia Quadrado, lo vede, lo serve, oddio Alaba ha fatto una chiusura provvidenziale, Quadrado rimane a terra, palla che arriva da Higuain, lì Steiner ci vuole saltare tutti, poi è larga, mamma mia Isla non l'avevo visto, è larghissimo, Isla può andare sul fondo e crossare, Isla la mette. Che cos'è? Che calcio d'angolo? Perché è stato subito la bandierina? Oddio, sono messi in modo strano quelli della Juve all'interno dell'area di rigore. Marchisio va troppo sul portiere, però oddio, scoppetto con i pugni. Palla che arriva ancora a Marchisio. Di prima la mette addirittura Marchisio. Mettiamola fuori, bravo Carbonero. Munir va in pressing, la porta via Munir dentro. Mamma mia per Higuain. Che bella palla di Munir per Higuain. Higuain vuole andare da solo lui, vuole andare lui. Ancora Higuain che la vince il rimpallo. Higuain in area, il tiro di Higuain, la parata di Rubinho, calcio d'angolo. Quadrado chiama a sé Alfred Duncan. La stoppa Duncan, la può mettere con il mancino. Dove c'è Rugani di testa, Rugani. Rubinho, stop con voto, 10 di Evdai. Poi per Rugani, allarghiamo. Dove c'è Quadrado che sta facendo il terzino, perché Biglierino è troppo stanco. Munir può andare, può sfondare lui. Munir ancora, può saltarlo. Munir gli fa tunnel, chiudile, attenzione, chiudile, vai sul fondo. Alaba la recupera. No, 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 Maurizio Isla, non fare il somaro, bravo Regini. Attenzione, c'è Eze, la Juve è scopertissima. Praticamente un 2 contro 2. Eze, ancora lui vuole andare dalla bandierina perché è il 90esimo. È meglio così, è meglio così. Però adesso entra il nostro giocatore che è Carbonero. Su Rubinho, gli ha fatto malissimo. Gli ha fatto un'entrata di wrestling. Ancora una volta Rubinho, la mette lì. Regini, Rugani, non so chi fosse. Keidira, la stoppa. C'è Mandzukic che vuole andare lui dalla bandierina? No, la protegge molto bene, vuole giocarla. Attenzione, finisce qui 1-0, avevo detto rinuncio a 2 episodi in una partita, aumento il tempo per fare più gol, ma non me ne frega niente. 1-0, gol di Dybala contro la Juventus, abbiamo vinto l'importantissimo, guardatelo, Higuain si esulta. Ho creato la coppia di attacco futuro della Juventus senza saperlo e sono i miei due giocatori preferiti attaccanti della Serie A. Mi sento una bella partita tirata, mi piace giocare con tanto tempo. L'Inter purtroppo ha vinto, il Milan anche, ma noi abbiamo fatto il nostro. E adesso c'è il Chievo, infrasettimanale, è difficile. Io ragazzi spero che l'idea vi sia piaciuta, che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. E ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto, forza Sam! Hola piba, come stai?